Beh, direi che era ora. Ma hey, ben ritrovati da AndrewLink91 in questo nuovo video su Tier Maker. È un po' che non ne facevo uno e avevo in programma di fare questo specifico video su Tier Maker con Yo-Kai Watch da diverso tempo. Quindi, bando agli indugi e iniziamo la lista per la classifica personale, è sempre personale questo tipo di classifica, su Yo-Kai Watch, su tutti i giochi della serie Yo-Kai Watch. Beh, ovviamente iniziamo da Yo-Kai Watch 1. Yo-Kai Watch 1 l'ho apprezzato tantissimo, portava una ventata di novità dal classico Pokémon, però ecco, diciamo che non è proprio un diretto competitor di quest'ultimo perché è molto meno tattico, nel senso che è un GDR, è strutturato benissimo, però dal punto di vista delle lotte e da quello che è avvenuto dopo è una B davvero scarsa, quindi tiè, vai qua. Poi passiamo ovviamente a Yo-Kai Watch 2 e insomma i primi due Yo-Kai Watch, poi arrivò anche Psycho Spettri, che ritengo assolutamente subito da mettere qui, ma vi spiego anche il perché. Yo-Kai Watch 2, Spiritossi e Polpanime hanno aggiunto tantissimi yokai e anche più aree esplorabili come il passato, e insieme a Psycho Spettri, che è un ampliamento appunto dei due titoli appena citati, credo che si raggiunga l'apice per quanto riguarda la seconda serie di Yo-Kai Watch. Credo che sia uno dei migliori giochi mai realizzati per quanto riguarda questo brand. Psycho Spettri è il mio preferito e la seconda serie in generale. Quello che puoi fare in Psycho Spettri è davvero tanta roba, tanti yokai da prendere, tante missioni secondarie, una storia più lunga e il post game a Gera Land, che è davvero fantastico ed è bellissimo. Prima di passare a Yo-Kai Watch 3 direi insomma di farci un giro tra i giochi per telefoni cellulari e anche gli spin-off. Allora, prendiamo il primo a caso, Garapaw Rhythm. L'ho giocato e fa abbastanza pena. Nel senso, a me ha fatto davvero davvero pena. L'ho provato, meccaniche difficili da capire se non sei madrelingua, ti ci vuole un po' a macchinare, ma per me è davvero un titolo pessimo. Se a voi piace, benissimo, a me, ripeto, la classifica è personale, a me ha fatto schifo. Proprio di piena si prende. Abbiamo questo qui che è lo Just Dance di Yo-Kai Watch e ha le canzoni di Yo-Kai Watch con le mosse di ballo di Just Dance e anche quelle che vengono usate a fine video, tipo quella finale dell'anime oppure quella di Conigli sulla Luna, insomma quella per Blaster si intendo, quindi di. Puni Puni e Wibble Wobble. Wibble Wobble e Puni Puni su due posti diversi. Wibble Wobble sulla C perché a me, ripeto, Wibble Wobble è piaciuto, mi ci stavo divertendo, l'hanno chiuso e quindi mi è rimasto con l'amaro in bocca. Poi però ho scoperto Puni Puni. Se non fosse stato per Puni Puni che si becca la B, Yo-Kai Watch Wibble Wobble sarebbe andato in posizione B. Ma perché? Perché Puni Puni è appunto la versione finale, usiamo questo termine sbagliato, però è la versione finale di quello che doveva essere Wibble Wobble. Da noi Wibble Wobble si fermò alla Yopple e non potevamo andare avanti. Nella versione americana arrivava al quartier generale della Yopple e poi si fermava. Quindi penso che anche l'italiana fosse così. E poi appunto ho scoperto Puni Puni e l'ho finito e molto più divertente di Wibble Wobble sotto questo aspetto. L'unica pecca è la lingua, ma... Poi passiamo ora a Yo-Kai Watch Land. No comment. Non è un gioco, perché magari ad alcuni può sembrare divertente l'idea di scaricare l'app, scansionare le medaglie con il QR code, farsi la foto con G-Banyan che ti sta qui sulla spalla, oppure vedere le info dei vari yokai. A me non piace l'idea e non lo ritengo un videogioco vero e proprio. Però, ripeto ancora una volta perché l'altra volta non l'avete capito, è personale, quindi speriamo che stavolta... Yo-Kai Watch Medal Wars mi stava piacendo, poi me l'hanno bloccato per dispositivi a 32 bit.
e quindi non l'ho potuto finire. L'ho visto da altri youtuber e insomma, poteva essere meglio. Yo-Kai Watch Sangokshi non l'ho giocato, ma l'ho visto e non mi ha lasciato nulla. È un tipo un tattico. È un gioco tattico con la guerra dei tre regni. Però per il resto non mi è piaciuto molto. È anche vero che però un gioco per dire al 100% se ti può piacere o no, devi giocarlo assolutamente. Io da quello che ho visto non mi ha lasciato soddisfatto. Lo proverò, ma per il momento è C. Passiamo poi ai due spin-off e finiamo con Yo-Kai Watch 3. Allora, Blasters, Cricca dei Gatti Rossi e Banda dei Cani Pallidi. Entrambi a pari merito, li metto sulla B. E aspettate, c'è un motivo. Yo-Kai Watch Blasters era molto acerbo come prodotto. Ci è stato introdotto su Yo-Kai Watch 2. La modalità Blasters era a un solo giocatore, o meglio, era più giocatori anche, però potevi controllare un solo yokai ed era difficilissima quando arrivavi a Imagino. Ci potevano volere tantissime ore perché poi dovevi per forza raccogliere un certo numero di spereoni per sbloccare il livello successivo. Era davvero davvero lunga la faccenda. Per fortuna, Yo-Kai Watch Blasters come spin-off si è difeso bene e mi è piaciuto davvero tanto. Se non fosse però che poi è arrivato Yo-Kai Watch 3 con i Blasters T, e Blasters T è stato ripreso il concetto anche su Yo-Kai Watch Blasters 2, Magnum e Sword. E sono fantastici, io l'ho apprezzato tantissimo, ci ho fatto anche la serie sul canale, tradotta in italiano ovviamente, nonostante il testo fosse in giapponese mi ci sono messo l'impegno. E l'ho tradotta. Mi è piaciuta davvero davvero tanto, perché il concetto di esplorare le rovine, esplorare tombe, esplorare quello che vi pare, mi è piaciuto davvero tanto. Penso che i dungeon crawler siano tra i miei generi preferiti, però il platform rimane al primo posto. E poi arriviamo ovviamente all'ultimo gioco, Yo-Kai Watch 3. Però finendo il discorso un attimino, scusatemi, mi sono quasi dimenticato di The Primo Blasters, per fortuna ti facevano andare a fare le missioni a 4 anche su Blasters T, e quindi alla fine ok, ci sta, però per essere spin-off davvero bene. Mentre Yo-Kai Watch 3 penso che sia, allora ripeto, Psycho Spettri è il mio preferito e assolutamente rango S, ma Yo-Kai Watch 3 anche lui rango S, non perché sia il mio preferito, anche se sta appena un gradino sotto Psycho Spettri, ma perché è immenso. È un po', diciamo, sottovalutato come titolo. Ho letto molti commenti negativi. Alcuni aspetti del gioco credo che siano problemi però della versione europea e americana anche. Per esempio, quando scegli se stare con Tempura, o meglio, Incantella, o Nuvola Azzurra, quando poi tu vai a parlare con Nian Sete se hai scelto Nuvola Azzurra, o con Indiana Jones se hai scelto Incantella, sono fermi lì sul posto, ci premi A ma non ti danno nessuna linea di dialogo. Non so la versione giapponese di Sukiyaki, ma penso che sia così. Nel caso non fosse, è proprio Level 5 che ha sbagliato. Comunque, continuando il discorso, Yo-Kai Watch 3 è bello dall'inizio alla fine. Parte un po' lento magari con il primo capitolo, ma poi la storia prende piede, si svolge velocemente e c'è un post-game infinito. Sono arrivato a 150 ore giocandolo anche in maniera spedita e non mi sono mai annoiato in nessun singolo secondo di gioco. E praticamente io ho registrato il 99% di quello che ho giocato. E l'unica cosa che, le poche cose che non ho registrato le ho fatte in live. L'unica cosa che non ho davvero registrato è stato quando cercavo di aprire tutto il continente perduto. L'unica cosa che non ho registrato o fatto in live. Quindi questa è la mia tier per Yo-Kai Watch. Ripeto ancora una volta, è personale. Questi tre giochi non mi hanno, giochi, quello che sono, non mi hanno lasciato nulla. Questi qui, diciamo che dalla C in su, diciamo che sono accettabili, ecco.
Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete fatto una tier del genere e se condividete anche le mie posizioni, perché no? Io come sempre vi ringrazio, vi ricordo in descrizione il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!